un attimo che aggiusto gli occhiali e arrivo. Va bene così? L'amore. Sognatori idealisti. Credevamo fermamente di cambiare il mondo, di avere un futuro migliore. 1978. Troppo tempo richiuso in casa. Devo uscire e vedere il mondo. Pensieri. Alla fine ognuno di noi indossa una maschera. Vedo la mia anima riflessa nello specchio, la mia anima triste e malinconica. Apro lo scrigno dei ricordi. Ricordi, e non trovo altro che frammenti di me stesso. Cammino e rivedo la mia infanzia. Ricordi spensierati. Gli anni 70. Il boom economico iniziato il decennio prima. La televisione in bianco e nero. Di una vita a colori. Aspetto sul ponte del fiume. Invano. Ricordi del passato affiorano nella mente e ogni volta che percorro questa strada mi tornano in mente i momenti passati insieme. Ricordi spensierati e lontani. Le manifestazioni di protesta in piazza sono finite ormai. Urla di giovani che lottano per i propri diritti. Giovinezza lontana degli anni 70. Accendo la TV e i due canali parlano dell'uccisione di Moro. Un papa viene eletto. E nel giro di poco tempo ne viene eletto un altro. Pertini è il nuovo presidente. Ma io continuo ad ascoltare lo stesso disco della mia infanzia.
mondo sta cambiando. E gli anni Ottanta sono alle porte. Il decennio degli anni Settanta. Iniziato solo ieri. Vola via come un soffio. Cose cambiate in 40 anni. Tutto. Il mondo di ieri non è lo stesso mondo. Ed ogni decennio è totalmente diverso da quello che lo precede. Non immaginavamo minimamente di ciò che sarebbe accaduto negli anni successivi. La vita è come un film. E spesso la realtà supera davvero la fantasia. Il mondo moderno, altamente tecnologico, ma cosa abbiamo imparato realmente in tutto questo tempo? Ci siamo veramente evoluti? La 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 la